la tematica sportiva è ancora, diciamo, legata ad un'idea di tempo libero. Voi siete le organizzazioni che fanno divertire le persone, è una cosa utile perché ha comunque un valore sociale. Non considerando invece tutti i percorsi cui faceva riferimento Raffaella prima, di organizzazioni come la WISP, quest'anno noi celebreremo il nostro 70esimo, che da 70 anni tentano di affermare appunto la cultura del movimento, la cultura della pratica sportiva come un diritto della persona, un vero e proprio diritto di cittadinanza, un vero e proprio diritto umano. Ed è anzi, aggiungo, è proprio qui che ci sentiamo più a casa nostra, in un contesto appunto dove il dibattito centrale è la solidarietà internazionale, come organizzazioni di questo paese costruiscono forme, occasioni, storie di solidarietà internazionale, di cooperazione allo sviluppo e via dicendo. Perché lo sport è libertà, sicuramente, è una delle massime espressioni di libertà, perché è libertà fisica ma anche di scelta, di movimenti, di spazi a disposizione e quindi, come dire, di espressione. Lo è per le giovani generazioni, ma lo sappiamo anche per gli anziani. L'attività sportiva è il recupero di libertà, possibilità, socialità, aggregazione e quant'altro. La costruzione di una cooperazione di sistema efficace passa dal costruire un partenariato di tutto il nostro mondo, e quindi ho già inserito dentro a pari dignità, con il resto degli attori. L'arrivo di ArciWISP è stato veramente una specie di iniezione. Ha detto cosa di più semplice dello sport per fare incontrare, della cultura dello sport per fare ricominciare un dialogo che era impensabile. Libanesi, palestinesi, insomma era davvero complicato, per cui la collaborazione con ArciWISP è stata fondamentale. E lì abbiamo cominciato, credo, una delle cose più emozionanti della mia esperienza, che ormai purtroppo è lunga, di cooperazione. Il primo Vivi Città, c'erano tutti questi bambini in questo campo che era nella periferia di Beirut, che correvano a un certo punto in mezzo alle macchine, avevamo chiuso una sopraelevata per farli correre, e tutti questi bambini palestinesi, insomma, che per la prima volta stavano insieme così e gridavano Vivi Città, Vivi Città. Ormai credo che Vivi Città era diventato il vero slogan di tutta la cooperazione. Perché l'espressione corporea, soprattutto in certi ambiti, anche riguardanti i bambini post-trauma, per cui in situazioni di guerra o di post-guerra, è una relazione forte che fa uscire fuori delle emozioni fortissime, e su quel tipo di emozioni, se ci sai lavorare, sai anche sciogliere alcuni dei nodi. Noi su questo abbiamo le nostre professionalità e su questo abbiamo fatto fior fior di formazione. Thank you.